Ciao amiche di trucco, ben trovate! Allora, siamo andati a fare un girettino io e Viola, diciamo con il pretesto di passare a prendere un aggeggino dai cinesi, però avevo proprio bisogno di fare quattro passi, di prendere un po' d'aria, anche di entrare in un negozio, anche di spendere due soldi in cavolate totalmente inutili. Ecco, questa è la premessa di questa uscita. Quindi ce ne siamo andate proprio calme, calme, tranquille. Io esco veramente pochissimo, ho detto praticamente in tutti i video e mi fa veramente strano mettere il naso fuori di casa, non lo so. Però fa bene, però c'è bisogno, insomma, magari limitandosi ovviamente, però c'è bisogno. Ecco, qui è il via vai. Di mettere ogni tanto il muso fuori di casa, quindi ci siamo fatti un po' una passeggiata per il paese e poi niente, siamo andati dai cinesi, siamo andati dai cinesi. Poi volevo fare un salto d'acqua e sapone e poi sono andata al piccolo supermercato del paese a prendere due cosine. Allora, l'aggeggio in questione è questo. Io lo chiamo il coccolo, è praticamente una borsa d'acqua calda elettrica. Io ormai sono anni che le compro e non saprei più vivere senza nella stagione fredda perché io sono molto molto freddolosa. E siccome dopo, insomma, non hanno una durata infinita, ovviamente, perdono proprio la loro potenza riscaldante. Che succede? Le micette che litigano, non bastavano i due fanciulletti che litigano anche le micette, va bene, perché loro intanto così come le abbiamo lasciate così le abbiamo ritrovate, ovvero sulle poltrone a dormire, beate, tranquille, e quindi adesso loro si risvegliano, iniziano a giocare, così, va bene, niente, quindi abbiamo preso questa, devo dire che questa volta l'ho pagata un po' tantino, sì, perché 7,50 euro. Ricordo che gli anni passati le pagavo sui 4-5 euro. Ecco, Mori vuole riuscire, scusate. Dicevo, allora, e quindi niente, ho preso quello, poi vi faccio vedere altre due cavolate che poi girando lì dentro ci si sono attaccate alle mani praticamente. Ho preso un'altra confezione di queste scatoline qui che io uso per congelare perla. Senti l'odore dello speck, scusate. Mi devo portare tutto qui. Ecco, perché se no lei mi mette il musetto nella busta. Le uso praticamente per sporzionare la carne delle micette in freezer. Poi speriamo che non fa il botto. Poi mi sono presa un quadernino per me, così per prendere i miei appuntini, scrivere le mie cosine. Poi mi sono presa gli auricolari perché quelli che avevo mi si sono tutti rotti e io la sera o comunque li uso sia per ascoltare la musica perché non riesco a non stare senza musica, non c'è giorno che io non ascolti musica e poi mi piace vedermi anche i film, oltre che i video, mi piace vedere i film anche sul cellulare, con le cuffie sento bene la musica, mi piace. E poi in ultimo ho preso questo aggeggino qui che serve per fare gli hamburger, siccome a me piace farli proprio da me, insomma, con la carne tritata, ci metto il parmigiano, magari ci metto l'uovo, ci metto un po' di pane, magari un goccino di latte, se ho del formaggio anche morbido, anche qualche rimasuglio, ce la faremo? Ma rientra. Vabbè, lascia su chiuso, mamma mia. Mi piace e loro li gradiscono molto e quindi a 2,50 euro ho preso questo pezzetto di plastica sostanzialmente. Vediamo un pochino, è quello per fare gli hamburger. Niente, praticamente vedi, si mettono qui dentro, fatto così. Idea mia. Idea mia. Non fare il faccione e poi niente, con questo si prestano, la dimensione è perfetta. Buonina, dai mammina, per favore, L'hai fammi fatto già finire. vedere il mio coccolo? Sì, te lo puoi prendere, non lo so dove l'ho messo. No, ma ho preso, tu te lo sei preso perché io c'ho la cosa, costami. Ciao Che casino. E questo è quello che ho preso
dai cinesi. Poi sono passata al volo da acqua e sapone perché volevo proprio prendermi, come se mi mancassero, un ammorbidente, una nuova uscita. Niente, la volevo provare. Sai, questo qui di Lenor, è uscita questa linea con tipo tre proposte di profumazione: Panarea, Capri e Portofino, se non erro. E vabbè, io ho preso a caso perché. E andiamo ad odorarlo. L'ho pagato 1,89 euro, se non erro. È buonissimo. Vabbè, ma i Lenor sono sempre buoni, devo dire. Io l'ammorbidente non lo uso sempre. Dipende. Sicuramente lo metto quando faccio gli asciugamani perché vedo che vengono ancora più morbidi. O comunque, se uso un detersivo che mi lascia già di suo un buon profumo sui capi, non lo metto. È 1,5 litri. Lenor, tramonto estivo di Panarea, ispirato all'essenza di questo tesoro nascosto, che unisce la ginestra selvatica, il bocciolo di tiglio e l'ambra per un tocco delicato. E questo non ho potuto prendere altro perché Viola mi aveva preso la tessera. C'erano alcune cose in offerta e soprattutto mi volevo prendere con i punti le tazzine in vetro perché io sono in fissa soprattutto per il caffè, mi piace berlo al vetro e ci sono proprio con i punti, anche pochi punti, aggiungendo poi 1 euro. Eccolo, ragazze. Ecco il coccolo. Va bene, dai, ripassati un po' le cosine. Mamma mia, io a quest'ora comincio proprio a spegnermi, si vede? Con te mi riaccendo. Dai, vi faccio ripassare le cosine che io mo vado a preparare la cena. E a proposito di cena, ho preso un filone di pane sciapo, questo, che ci piace. Poi, qui dei cinesi c'erano anche le bustine che uso per le micette. Poi ho preso un paio di etti di speck per i panini, per Viola, così. Ho preso questo formaggetto, una caciotta Senella, questa. E poi ho preso il grana e me lo sono fatto grattare. E poi, c'erano altre due cosine dei cinesi, prese dai cinesi. Allora, mi sono presa questa presina qui, così in silicone. Io praticamente già ne ho una tipologia che ho da anni, 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 anni. Queste presine non mi ricordo la marca, mi sfugge, in silicone. Non si distruggono, sono fantastiche perché veramente non ci si brucia, perché io con quelle di stoffa un po' si rovinano, un po' comunque io mi brucio lo stesso. Però volevo proprio questa tipologia qui, soprattutto per impugnare bene la teglia quando faccio la pizza, perché quelle le preferisco sui manici delle pentole. Sono fatte praticamente proprio così, hanno proprio questa forma qui, belle spesse. Questa è un pochino più fina. Vabbè, l'ho pagata 2,69 euro. E poi avevo preso anche il profumino di Tesori d'Oriente, perché ho il profumo ambienti di questa profumazione, che secondo me sono i profumi ambienti migliori, poi alla fine quelli di Felce Azzurra. E Viola ieri l'ho spruzzato, cioè, mamma mia, quanto è buona questa profumazione, quanto è buona! Ed è lavanda iris, che ha in testa lavanda e bergamotto, cuore ai Lang Lang, Lang Lang, Yang Lang, non ce la posso fa, quello iris, ciclamino, e fondo vaniglia e musk, quindi ci piace. Anche questo è bello potente, cioè io lo tengo proprio pochi, lo accendo veramente, perla, lo accendo veramente di rado, perché devo dire che non ho la fissa di stare ad accendere profumatori. Quando la casa è pulita, sinceramente mi va già bene così. Poi ci sono quelle volte che proprio mi voglio fare questa coccola in più e allora sì, lo metto. Però vabbè, per averlo è una ricarica. Il casino che sentite è la Peppina che fa macello. Peppina, va bene, rimettiamo tutto a posto, Pepi.
adesso andiamo a preparare la cena. Questa sera per cena vorrei fare delle crocchette con le patate e poi non lo so. Poi ho pensato di fare queste crocchette con tutte le verdure panate e poi ripassate nel forno. E poi non lo so, non mi viene in mente. Ci metterò le patate. Poi ho dei broccoli già cotti, ci metto quelli, ci metto un pochino di speck, un pochino di formaggio per insaporire, così vengono più gustosette. Intanto questo, poi non lo so. Comunque, a questo proposito, sto pensando di fare un video, perché quante volte capita di, che ne so, a parte da soli nel proprio monologo interiore di dirsi ma stasera che preparo per cena? Oppure tante volte capita parlando con un'amica, no? Che prepari stasera per cena, perché c'è bisogno dell'ispirazione. Quindi volevo fare un video, sono già preparata delle clip e volevo fare un video in tal senso, ma non così, sempre molto chiacchierato, con un tono così tranquillo, umile e amichevole, senza alcuna pretesa di insegnare nulla a nessuno. Però ogni tanto, magari, anche proprio come succede chiacchierando con le amiche, si trova sempre un po' lo spunto e anche l'entusiasmo per mettersi ai fornelli, ecco, che è fondamentale: l'entusiasmo, l'amore, tempo, pazienza, fantasia. E niente, detto ciò, quindi io vado a cucinare, vado a posare tutte queste cose, vado a cucinare, vi mando un bacione grande grande, perdonate la banalità del video, però alcune volte c'è bisogno anche di questo, no? Un po' così, di distrarre un po' la mente facendo così un giro e delle chiacchiere così proprio tranquille tranquille. Tornerò con argomenti più seri, quindi niente, buona serata a tutte, un bacione, ciao, vi trucco!